benvenuti a un nuovo appuntamento con il rotocalco ADN Cronos. Il Parlamento chiede maggiore trasparenza sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari. Tre proposte di legge prevedono che nell'etichetta sia indicato tutto il cammino della filiera dal campo al bancone del supermercato. Dal campo alla tavola il prezzo dei prodotti agroalimentari si gonfia fino a 10 volte rispetto a quello di origine, come per le carote, pagate 10 centesimi al contadino e vendute ad 1 euro al chilo. Secondo le associazioni di produttori e consumatori, sono proprio gli estremi della filiera produttiva i più colpiti. La politica risponde con tre proposte di legge per una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi. Nel mirino, speculazioni e ricarichi eccessivi. Obbligare gli esercizi commerciali ad indicare nell'etichetta il prezzo di origine e quelli intermedi, come chiedono PD, Lega e GAL, potrebbe forse fare da calmiere e darebbe al consumatore uno strumento in più per scegliere. Tutto ciò che va nella direzione di una maggiore semplificazione, chiarezza e naturalmente non speculativa per quanto riguarda la filiera è assolutamente positivo. I ricarichi ovviamente sono all'interno della filiera e sono dopo la produzione, quindi nei mercati generali, nell'intermediazione, nella commercializzazione di questi prodotti. Le proposte di legge sono sicuramente delle proposte importanti che rispondono a quella che è un'esigenza sentita sia dai cittadini che anche dagli imprenditori agricoli, ovvero sia quella di riequilibrare quello che è il potere d'acquisto dei cittadini e riuscire a dare una giusta remunerazione ai produttori. Ci sono delle cose che deve poter fare il consumatore, che è innanzitutto cercare di stare più vicino possibile a quello che è il momento produttivo, e poi abbiamo la proposta che noi abbiamo sempre portato avanti come Coldiretti, che è quella appunto della vendita diretta o comunque in ogni caso dell'acquisto di prodotti che abbiano una riduzione di quelli che sono i passaggi, in modo tale che il consumatore riesca a trovare il giusto compromesso fra prezzo e qualità. La grande distribuzione respinge le accuse di chi la vorrebbe tra i responsabili dei ricarichi. È un errore grossolano che smentisco nella maniera più assoluta dei vari attori della filiera alimentare su un utile di 3,4 euro ogni 100 euro consumati. Totale, la grande distribuzione è quella che ha la minore incidenza, il 4,4%, seguita dall'agricoltura. Il grosso di questa piccola torta se la porta in casa l'industria alimentare e il commercio all'ingrosso. La GDO sta facendo moltissimo. Nel 2013 i prodotti in promozione hanno rappresentato il 30% di tutta l'offerta e hanno portato a 6 miliardi di sconti che sono stati praticati ai clienti. Noi siamo stati e siamo riconosciuti dai nostri clienti come coloro che offrono vera convenienza in termini di acquisto. Il legislatore vuole dunque favorire una maggiore trasparenza dei prezzi. Trasparenza senza dubbio sì. Se per trasparenza si intende parlare di doppio prezzo, in questo caso assolutamente no. Il prezzo di acquisto è uno dei segreti competitivi che il distributore deve avere. In questo caso farebbe conoscere il prezzo di acquisto ai propri concorrenti. Sul comparto agroalimentare grava la pesante ombra dei clan che esercitano un controllo su tutta la filiera e determinano rincari di prezzi fino al 300%. Dobbiamo anche denunciare, ci sono anche delle infiltrazioni malavitose che comportano, non solo da un punto di vista etico, problemi assai grossi, ma anche da un punto di vista dei ricarichi, aumenti considerevoli per i prezzi finali ai consumatori. Intanto le carote continuano ad essere pesanti per la sporta e per il portafoglio. Digitalizzato l'archivio sonoro pontificio di Radio Vaticana. Tutti i discorsi dei pontefici, dal messaggio in latino del 1931 di Pio XI al buon pranzo di Papa Francesco, il servizio. Si direbbe che persino la Luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. L'intervento di Giovanni XXIII, che passò alla storia come il discorso alla Luna e suscitò la commozione popolare, è solo uno degli oltre 23.000 eventi papali conservati nell'archivio sonoro pontificio di Radio Vaticana, che raccoglie tutte le voci dei papi e che ora è stato completamente digitalizzato. Teorum lente, quorum doctrina et predicatio, ius divino.
La voce di Pio XI è stata la prima di quelle raccolte da Radio Vaticana a partire dal 1931, l'anno di nascita dell'emittente ufficiale della Chiesa Cattolica. Da allora, passando per Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, fino a Papa Francesco, sono stati registrati e conservati circa 8.000 nastri, convertiti in 37.000 file. È un lavoro permanente quello dell'archivio, si fa continuamente perché man mano che noi registriamo delle voci del Papa, poi le conserviamo. La viva voce dà un approccio, diciamo, un senso di vicinanza e di presenza e di dialogo con la persona viva che null'altro può dare. Per certi aspetti la voce è anche più profonda come via di comunicazione dell'immagine. Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Il monito di Papa Giovanni Paolo II contro la mafia, lanciato dalla Valle dei Templi di Agrigento, è oramai una pagina di storia, della Chiesa come dell'Italia. Ma la digitalizzazione delle voci dei papi consentirà agli storici, agli studiosi, ai fedeli e ai semplici curiosi di ascoltare anche interventi inediti, come le conversazioni con i giornalisti in aereo durante i viaggi apostolici. Una cosa bellissima è sentire le voci di questi papi e sentire il loro vigore, il vigore con cui hanno pronunciato alcuni discorsi. I papi restano con noi nella loro voce, ma restano soprattutto nel cuore della gente. A partire dalle prime registrazioni analogiche, dei dischi a 78 giri, fino ai nastri magnetici e poi dai compact disc all'avvento del digitale, l'evoluzione tecnologica ha accompagnato la comunicazione dei papi e i loro discorsi sui temi eterni della fede e sulle nuove sfide di un mondo che cambia. Un cambiamento anche di stile, con il passaggio dai messaggi in latino di Pio XI al confidenziale Buon Pranzo di Papa Francesco. Un saluto semplice, ma non per questo meno sorprendente, se rivolto dalla finestra più famosa del mondo. Non dimenticate questo: il Signore mai si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono. Buona domenica e buon pranzo. Se finora il pancione veniva fotografato, filmato e ritratto in ogni modo, l'ultima moda tra le future mamme è quella di farne una vera e propria scultura per avere un ricordo in tre dimensioni da conservare, toccare e mostrare al bambino. È un periodo magico, unico, speciale. L'attesa più dolce e importante nella vita di una donna che le dona il massimo splendore, una bellezza tutta particolare. Una bellezza non più da nascondere sotto informi abiti premaman, ma da mostrare in tutte le sue dolci curve. Basti pensare alle copertine delle più famose riviste patinate, dove tante mamme VIP hanno posato con il loro meraviglioso pancione. E se finora veniva fotografato, filmato e immortalato addirittura nell'album delle ecografie, ora diventa una vera e propria opera d'arte. L'idea, nata nel Nord Europa e ultima moda negli Stati Uniti tra le future mamme, è arrivata anche in Italia. Abbiamo incontrato nel suo laboratorio romano Valentina, un'artista che tra le prime in Italia realizza il calco del pancione. Il quadro che ha fatto nascere Belly Memory si chiama Contenitore di Vita. E quale manifestazione migliore di una pancia di mamma potrebbe essere il contenitore di vita? E adesso è diventato il mio lavoro. Tante mamme si rivolgono a me per realizzare la loro opera d'arte, perché per me questa è la loro opera d'arte. Io sono solamente la mano che la realizza, poi insieme a loro si decide come poterla decorare. Per le decorazioni, via libera la fantasia. C'è chi sceglie l'ironia, chi il ricordo, chi vuole essere originale a tutti i costi e chi si affida alla poesia.
Piccolo Principe è stata una delle mie prime pance, perché è il simbolo, secondo me, della favola del bambino che cresce o che non crescerà mai. Alcune sono diventate addirittura dei quadri, attaccati alla parete con solamente una cornice intorno, e altre abbiamo pensato di fare delle lampade. Poi in realtà una scultura, un oggetto d'arte, la cosa bella è che la si può trasformare in quello che si vuole. La cosa bella di questa idea è che si ha poi nel tempo un ricordo vivo di un momento bello, il più bello della vita di una donna. Poi averlo sotto gli occhi tutti i giorni, e non soltanto come una fotografia, ma proprio poterlo anche toccare con mano, e chissà, quando il bambino sarà grande da capire, fagli vedere proprio qual era la forma della pancia della sua mamma, dove dentro c'era lui. Un ricordo, un'opera d'arte, ma anche un rifugio perfetto per eventuali momenti di nostalgia. Ed ora, come di consueto, la settimana dei fatti. Un laboratorio di esperienze tra caldo e freddo, una rappresentazione concettuale della temperatura, un viaggio esperienziale attraverso una serie di installazioni d'arte e sculture multisensoriali. Questo è Hot and Cold, installazione realizzata da Fabrica e Daikin Italia nell'ambito del Fuori Salone a Milano. Ogni installazione ha un nome, che è la temperatura, la sua temperatura, perché abbiamo fatto una ricerca, un'analisi nel mondo, sulla planeta, diversi posti dove crescono delle piante grasse o normali, delle piante tropicali o classiche, diciamo. Abbiamo analizzato anche le migrazioni degli uccellini, che volano di diverse maniere e in zone del mondo diverse, sempre alla ricerca della temperatura perfetta. Gli elementi della natura sono la base da cui si parte, dall'aria che ci circonda ai profumi diffusi attraverso 6 campane di vetro. Un laboratorio che ha al fine di promuovere l'uso responsabile dell'energia nel rispetto della natura. Abbiamo tenuto a cercare di avere installazioni e oggetti che parlassero della natura nell'insieme, che fossero inseriti nel contesto, perché è un tema molto forte per noi, ed è quello di come riuscire a coniugare un modo sostenibile di soddisfare esigenze importanti, come appunto quella del caldo e del freddo. Abbiamo bisogno di un socio importante, che è l'utilizzatore e l'utente. Un'installazione propedeutica anche al lancio della nuova generazione di Daikin e Mura. In questo caso specifico vogliamo celebrare in una maniera diversa un lancio del prodotto, che però non c'è. Quindi abbinare a un prodotto e alla nuova generazione di questo prodotto un'idea molto più forte, che è l'idea di che cosa può fare Daikin per Hot and Cold e viceversa. È Capriate, un piccolo paese industriale della provincia di Bergamo, la sede del 50° Rodhaus Grill del gruppo Cremonini. La società, fondata nel 1963 a Castelvetro di Modena, nel 2013 ha raggiunto i 3,5 miliardi di fatturato, ma non ha intenzione di fermarsi qui. Nel 2014 sono previste altre 12 aperture della catena di steakhouse in Italia. Siamo qui oggi a inaugurare il 50° ristorante, quindi una realtà consolidata che sta dando molte soddisfazioni. Da un punto di vista di occupazione ci fa anche piacere, noi occupiamo giovani, mediamente ogni ristorante ha 40 persone, tutte persone neolaureate che vengono formate in azienda e trovano in Rodhaus un'ottima opportunità anche di carriera. Non solo Italia, la sfida per il gruppo, leader nella produzione e distribuzione di carne e alimenti, è tutta incentrata sull'internazionalizzazione. Continuiamo lo sviluppo in Russia, apriremo a fine anno un deposito di distribuzione alimentare in Kazakistan. Ricordo che un altro continente dove noi siamo molto impegnati allo sviluppo è l'Africa. Stiamo raddoppiando la nostra presenza in Angola, per esempio, siamo entrati nell'emergente mercato del Mozambico e in Costa d'Avorio, quindi il panorama di sviluppo internazionale si concretizza sempre di più, non solo Russia ma anche Africa. Il ristorante della catena farà bene anche a un territorio come quello della Bergamasca, dove la crisi non ha ancora finito di scaricare i suoi effetti sul mondo del lavoro. Ho piacere di essere qui oggi perché è un luogo che è sempre stato del lavoro. Questa era la sede storica di una concessionaria, ha avuto una trasformazione, ha avuto una seconda vita, oggi una nuova nascita, e auguro un buon risultato, anzi successo, a questa impresa.
inaugurato alla centrale nucleare di Latina il nuovo deposito temporaneo per la conservazione delle scorie radioattive, realizzato da Sogin, azienda pubblica 100% del Ministero del Tesoro, che si occupa dello smantellamento delle centrali nucleari in Italia. Il deposito ha una capacità di 25.000 metri cubi ed è destinato a contenere esclusivamente rifiuti provenienti dal condizionamento dei fanghi, dei boiler e i residui magnox. L'inaugurazione è stata l'occasione per affrontare lo spinoso tema del Deposito Nazionale per le Scorie Radioattive, indispensabile ai fini di sicurezza e prevenzione nel Paese. Noi abbiamo una potenziale emergenza che nei prossimi 5, 10, 20 anni potrebbe svilupparsi se noi non realizziamo il deposito. Noi siamo nella condizione straordinaria di poter attivare una volta tanto un'opera di prevenzione. I rifiuti radioattivi in Italia infatti esistono e sono distribuiti in 23 depositi temporanei. Le scorie provengono per il 60% da impianti nucleari non funzionanti e per il restante 40% dalle quotidiane attività come medicina nucleare e ricerca. Entro un mese l'ISPRA dovrebbe rilasciare i criteri per la mappatura del territorio nazionale e l'identificazione di una decina di siti idonei per il deposito. La spesa prevista per la sua realizzazione è di circa 2,5 miliardi di euro. Il valore del decommissioning sta anche nelle opportunità provenienti dalla internazionalizzazione. C'è un mercato estero dello smantellamento di centrali che vale moltissimo. In Europa ci sono circa 160 siti nucleari da smantellare. È un business di una cinquantina di miliardi di euro pluriennale. Ecco, io credo che Sogin possa diventare un'azienda che può fare il lavoro sia in Italia che fuori. Piemonte apre piste in Italia del programma europeo Garanzia Giovani, con Garanzia Giovani Piemonte, il portale messo a punto dalla Regione che ha debuttato in occasione della 16ª edizione di Io Lavoro, la Job Fair per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di occupazione. Un portale interattivo, ma soprattutto già la scorsa settimana Finmeccanica, che grazie all'accordo con la Regione porterà nei prossimi mesi più di 200 posti direttamente in Piemonte più quelli dell'indotto, credo che per la Garanzia Giovani sia assolutamente un buon avvio. Un obiettivo, quello di aiutare i ragazzi a trovare un lavoro, che secondo il ministro Poletti si può raggiungere solo promuovendo le politiche attive. Noi vorremmo fare in modo che i nostri giovani, se hanno un'aspirazione, possano provare di soddisfarla, di trovare la risposta. Se questo vuol dire spostarsi, si spostano. Non abbiamo un'idea negativa della mobilità. L'idea negativa della mobilità l'assumiamo quando uno è costretto contro la sua volontà a fare una cosa che non vorrebbe fare, quella è un'idea negativa, ma se uno in termini positivi e attivi dice io voglio sperimentare una cosa, voglio fare un mestiere, mi piace andare a studiare in un posto, è una gran cosa poterlo fare, quindi noi abbiamo un'idea positiva da questo punto di vista e vorremmo ridurre invece quelle più negative che sono figlie dell'obbligo, della necessità. Un'occasione anche per 46 giovani presenti a Io Lavoro che hanno partecipato ai campionati piemontesi delle Olimpiadi dei Mestieri. I migliori andranno alle gare nazionali e poi parteciperanno agli europei a Lille e i migliori andranno ai campionati del mondo in Brasile. Fare industria come motore di sviluppo economico e sociale, con un occhio di riguardo all'ambiente e al capitale umano. Questo è il modello di impresa che l'AD e presidente di Philip Morris Italia, Eugenio Sidoli, ha presentato al MAS di Bologna, intervenendo al convegno L'impresa come motore di sviluppo sociale del territorio. Un ruolo che si concretizza anche nell'investimento da 500 milioni di euro e da 600 nuovi posti di lavoro, che Philip Morris lancerà proprio alle porte del capoluogo emiliano per realizzare una nuova tipologia di prodotti. Sono prodotti che noi chiamiamo a rischio potenzialmente ridotto, non sono sigarette convenzionali, sono prodotti che non hanno la combustione. Per questi nuovi prodotti, la scelta del capoluogo emiliano è stata in un certo senso quasi obbligata. Abbiamo qua a Bologna da 50 anni una realtà industriale, si chiama Intertaba, fa filtri, è un gioiello, diciamo, dell'alta tecnologia dei filtri per sigarette. Qui c'è una realtà come Coesia, c'è un distretto che lavora sulla nostra categoria merceologica che rende questa città un po' speciale. E poi, come voi sapete, Bologna è una città operosa. E la scelta di Philip Morris, spiega il presidente di Un'Industria Bologna, Alberto Vacchi, può diventare un volano per altre multinazionali. Ci ritroviamo di fronte a un esempio positivo che speriamo possa essere replicato. Già altre aziende multinazionali hanno deciso di investire in Bologna, quindi questo è un ulteriore esempio importante.
ci saranno meccanismi emulativi anche di grandi multinazionali straniere che, vedendo questo, ne sono assolutamente certo, potranno decidere di investire. Quindi tutto questo non può essere che positivo per il territorio da tutti i punti di vista. Dopo 166 giorni vissuti sulla stazione spaziale, l'astronauta italiano Luca Parmitano si lancia in una nuova sfida. Il premier Matteo Renzi l'ha scelto come ambasciatore dell'Italia per il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea. E Parmitano ha già le idee chiare. Anticipa così il programma del suo inedito impegno politico nel corso di un incontro all'Agenzia Spaziale Italiana. Il mio programma è comunicare, è trasmettere un messaggio, una storia che è fatta di opportunità, l'opportunità straordinaria per noi italiani di attraversare i confini che ci siamo inventati in Europa, di portare la nostra cultura, il nostro contributo e evolverci verso un'integrazione ancora più forte che ci renderà solo più forti come paese, ma anche come Europa. Questo è quello che voglio trasmettere con ottimismo, con caparbietà e con convinzione. In Italia, per il post-flight tour, Parmitano ha incontrato anche il presidente Giorgio Napolitano, che ha ringraziato l'astronauta italiano per aver portato il tricolore così in alto. In realtà sono stato io a ringraziarlo per avermi dato un'ispirazione. Ieri ha detto una frase bellissima, ha detto il vento della storia che ci ha sfiorati 30 anni fa. E io sento fortemente che questo è un momento evolutivo per la storia europea. L'Europa è storica già nell'essere unita in maniera pacifica e noi oggi forse stiamo guardando un salto evolutivo in cui possiamo integrarci ancora di più, essere più forti. Io mi sento più che europeista, io sono transnazionale, mi sento veramente internazionalista, credo che sia la nostra forza e il futuro della nostra evoluzione. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che se volete rivedere i nostri servizi basta collegarsi al sito adnchronos.com. L'appuntamento con il rotocalco è per la settimana prossima.